Il Salone Nautico torna a Genova per la 62esima edizione e la città si prepara a questo grande appuntamento internazionale con un fitto calendario di eventi collaterali. Un vero e proprio fuorisalone con manifestazioni tra musica, spettacoli, iniziative culturali e valorizzazione delle ricchezze e delle specialità di Genova. Si parte subito il giorno dell'inaugurazione del salone, giovedì 22 settembre, con Onda su Onda, uno spettacolo di fuochi, luci, karaoke e canzoni dedicate al mare e alla navigazione che si svolgerà alle ore 21 in Piazza De Ferrari. Si tratta di un viaggio nella canzone italiana, da De André a Paoli, da Orietta Berti a Luca Carboni, fino a Piotta e Loredana Bertè, che unirà i fuochi d'artificio al videomapping sul Palazzo della Regione. Videomapping che permetterà al pubblico di seguire immagini evocative e parti del testo della canzone. Genova si prepara, ma si contamina, direi abbraccia, un salone della nautica che è simbolo non solamente di 4-5 giorni di promozione di uno straordinario prodotto della tecnologia e del design italiano, ma è anche il simbolo di un modello di sviluppo del nostro territorio che mette insieme la produzione e la costruzione di questi gioielli, mette insieme il loro utilizzo con le nostre marine, mette insieme una regione che il turismo nautico ha fatto una delle bandiere, mette insieme la sostenibilità delle sue acque con il record italiano di bandiere blu, mette insieme la tradizione, come nel caso della Cambusa dei Mari, è una manifestazione legata a questa iniziativa, mette insieme la tradizione ovviamente del suo agroalimentare e anche ovviamente della sapienza delle sue genti. È qualcosa che è partito qualche anno fa in un momento difficile, il salone è diventato addirittura un simbolo di questa regione, è diventato un simbolo di un modello di crescita, è diventato un simbolo di integrazione e poi sarà ovviamente anche una settimana di grande divertimento e di spensieratezza per i tantissimi turisti che sono attesi in città e per i cittadini della regione Liguria tutta, che potranno assistere a una serie di manifestazioni che non sono solo all'interno del recinto del Salone, ma sono anche moltissimo fuori nella città, come è giusto che sia. Dopo 6 anni si è sempre più lavorato proprio per fare in modo che la città venisse sempre sempre più coinvolta, quindi con le manifestazioni cittadine, con il coinvolgimento sempre più forte della parte commerciale, dei negozi locali legati con la qualità, con il nostro marchio. Sì, cioè parte proprio con questo salone nautico, con un progetto che viene chiamato Cambusa, che mette a diciamo sistema proprio tutte quelle realtà cittadine che hanno questo legame con con i vari marchi della nostra città. C'è marchi legati con la qualità, con l'identità del territorio, ed è soltanto una prima fase, diciamo questa, cioè nel senso la cosa bella è che si parte proprio con il salone nautico per poi fare sì che il format venga replicato per ogni grande manifestazione cittadina. È importante che da questa sinergia del salone nautico e da questo supporto che abbiamo avuto in questi anni difficili dalle istituzioni ci sia un dialogo anche aperto alla città, e quindi la città si apra sempre di più al salone nautico con tutta una serie di iniziative che valorizzano il patrimonio culturale, artistico e soprattutto anche commerciale. Vedo dalle iniziative che verranno promosse dalle istituzioni del territorio, in modo che veramente il salone nautico possa esprimersi come una promozione integrata del territorio. Il Salone Nautico ci permetterà anche di presentare lo Ocean Race, che è il grande evento di giugno, quindi con la presenza di una lounge dedicata al Salone Nautico, sì, presso il Salone Nautico. E per quanto riguarda gli eventi fuori saloni, saranno tutti un po' contrassegnati e rappresenteranno questo grande evento.